Ciao, questo video è dedicato a te che sei un imprenditore e che stai cercando di trovare quegli agenti, quei venditori capaci che tutti gli imprenditori d'Italia sognano. Trovare l'agente giusto vuole dire tanta differenza nei risultati di fatturato che puoi avere nella tua azienda. Una cosa che ho considerato e tante volte, che molto spesso parlo con voi miei colleghi o anche con gli imprenditori stessi, ma soprattutto con gli agenti di commercio, è che per avere agenti che vendano il tuo prodotto, il tuo servizio, devi avere agenti che siano fan della tua azienda. E perché siano fan, tu questo status devi costruirtelo. E non è semplice. Molto spesso vedo imprenditori che danno per scontato il fatto che loro vendano un prodotto, un servizio, e automaticamente arriveranno agenti affamati di non vedere l'ora di vendere il loro prodotto o servizio. Questo purtroppo esiste solo nelle favole, o solo se sei un'azienda top leader di mercato con un servizio innovativo. E ancora questo non funziona neanche con quelle aziende. Il problema è che se tu fai fatica o comunque devi convincere un cliente a comprare il tuo prodotto o il tuo servizio, e perché convincerlo ti richiede sforzo, non è semplice vendere un prodotto, e convincere un agente che dovrà vendere quel prodotto o servizio ad altre persone è ancora più difficile. Perché dico questo? Perché vedo spesso, troppo spesso ancora, annunci. Se gli annunci funzionano ancora, ma questo è un argomento di un altro video. Comunque, diciamo annunci che sono stati scritti in fretta e furia. Sono testi presi da altri annunci, copiati e incollati, azienda giovane dinamica, cerchiamo agenti volenterosi, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, se già dal tuo annuncio si percepisce che non hai investito tempo, non hai investito attenzione, non hai trovato qualcosa di differente da raccontare in quell'annuncio, in quei 30 secondi, 60 secondi in cui un potenziale agente bravo leggerà il tuo annuncio, darai automaticamente un'impressione che non stai prestando particolare attenzione e importanza a quelle persone che sono forse, credo, le persone più importanti della tua azienda, quelle che ti sviluppano l'asset principale, che sono i tuoi clienti. Quindi già dall'annuncio devi far capire, perché l'hai capito e devi capirlo tu, che non puoi dedicare porzioni di tempo, se ti capita, a far scrivere il testo dell'annuncio alla segretaria o alla prima persona che capita. Il testo dell'annuncio deve essere fatto veramente bene, e dall'altra parte chi lo legge deve capire che ci tieni particolarmente a far capire che vale la pena lavorare per la tua azienda. Questo deve essere la forma mentis che ti porta a iniziare a scrivere un annuncio, e quella forma mentis devi portartela anche in colloquio. Quando ti presentiamo degli agenti, quando incontri degli agenti perché ti hanno suggerito il passaparola, tante cose, ricordati sempre che non sei tanto tu a selezionare la gente, quanto molto spesso è la gente che seleziona te. E se c'è uno scambio alla pari, questo va benissimo, ma in qualche modo, anche se sei un'azienda molto importante, devi saper vendere la tua azienda agli agenti che incontri. E questo è la chiave, molto spesso, che porterà l'agente bravo a dirti di sì, e questo è il tuo obiettivo. Se pensi che questi possano essere dei consigli interessanti o magari anche stupidi, scrivilo nei commenti qui sotto. Se sei un agente che pensa che purtroppo gli imprenditori non sempre hanno questo in mente, e magari questo può essere un video di suggerimento per dare importanza a voi venditori che siete delle persone che ci mettono tanto di loro per ottenere dei risultati che vanno valorizzati all'interno delle aziende italiane,
Ecco, puoi condividere questo video sulla tua bacheca, chissà che possa essere utile come informazione o suggerimento, così. Se qualcosa che ti ho detto non ti piace, scrivilo, perché io sono sempre molto attento a quello che magari può essere il mio messaggio, magari è sbagliato. Grazie per aver ascoltato e ci vediamo al prossimo video. Ciao!